Non è un caso che Transeuropa è lanciato l'anno in cui scoppia la grande crisi finanziaria che colpisce l'Occidente dal 2007-2008. Fino a quel momento noi avevamo un mondo delle biennali, dell'arte contemporanea, che era un mondo molto simile alla finanza globale che ci troviamo spesso a contrastare, un mondo di grandi nomi, di grandi cifre, anche di grande evasione fiscale. E quello che noi abbiamo cercato di fare invece è di accompagnare questo ritorno politico dell'arte e della cultura attraversando questo decennio di crisi europee, con un festival che ha attraversato il nostro continente per affrontare alcuni dei temi più caldi dell'attualità: la crisi dei rifugiati, la crisi ecologica, evidentemente la crisi dell'Europa in quanto tentativo politico di superare i confini materiali e mentali dello Stato nazionale, sempre utilizzando l'arte e la cultura come chiave di accesso. È un po' la parola chiave, se vogliamo, è mitopoiesi, ossia la possibilità della cultura di agire sulla realtà e attraverso quell'azione trasformarla anche nel reale, non soltanto commentarla. Questa unione di forze fra Transeuropa e BAM ha creato un programma effettivamente sinergico, completo, oltre 100 eventi che spaziano in tutti quanti i lati della città e creano una programmazione innovativa perché coniuga nomi fortemente conosciuti del mondo dell'arte contemporanea internazionale, da John Astal, nella cui opera adesso siamo, a Milo Rau, a Tania Bruguera, a tanti altri, con una fortissima partecipazione della città di Palermo, cosa che da sola Transeuropa non sarebbe stata in grado di fare evidentemente, e attraverso l'impegno del comune, delle associazioni culturali e artistiche della città, abbiamo invece decine e decine di iniziative auto-organizzate da questo straordinario fermento artistico che da alcuni anni è presente in questa bellissima città. Il titolo scelto per questa edizione è Übermauer, Oltre Muro. È un titolo ambizioso e coraggioso. Noi viviamo in un paese che fino a pochi mesi fa era messo alla berlina a livello internazionale per la violazione dei diritti umani perpetrata nel Mediterraneo, muro d'acqua che l'Italia ha contribuito a ereggere negli ultimi anni. Viviamo in un contesto europeo, globale direi, in cui i muri tornano a salire. Celebriamo il 30° anniversario della caduta del muro di Berlino, ma mai come oggi i muri si sono costruiti. E quindi scegliere l'oltremuro, coniare un neologismo, Übermauer, per marcare questa occasione è un atto che va al cuore del messaggio che questa biennale vuole inviare, che il futuro non è il futuro cupo di chi guarda indietro, dei nazionalisti, dei sovranisti, di chi vorrebbe difendersi dietro a un muro che non fa altro che tenere al di là persone in cerca di aiuto, ma il futuro è nella trascendenza di qualunque barriera. Quindi il futuro è nell'oltremuro. La città di Palermo, da questo punto di vista, periferica a livello geografico se la guardiamo dal cuore dell'Unione Europea, centrale invece in questa avanguardia di immaginare una nuova comunità, appunto, oltremuro.